Cioè, dopo la testata, dopo tre quarti d'ora si presenta ai microfoni dove lo fanno parlare, perché da qualche parte non l'hanno fatto parlare. A Sky sì. A Sky parla e dice: ma è rima provocato. Io ero entrato in campo a fare da paciere per un gruppo di giocatori. Non c'era nessun gruppo di giocatori, c'era Harry da solo con Jandré vicino e il guardaline. Poi dice: no, ma ero andato da Jandré e da Harry. Poi dice Harry: ma provocato comunque sì, è brutto da vedere, sarebbe un gesto di cui scusarsi. Sarebbe? Di cui scusarsi? Io non so se c'è un ufficio stampa dell'allenatore, non dico del Lecce che ovviamente ce l'ha, un social media manager, un qualcuno, però la conferma che agli allenatori e ai giocatori importanti servono delle figure vicino è arrivata ieri dallo stadio Via del Mare, dove Roberto D'Aversa avrebbe dovuto dire: ragazzi, scusate, ho fatto una cosa che non si può fare, una cosa che non si può guardare, chiedo scusa al Verona, al Lecce, all'arbitro, ai bambini, all'UNICEF, al WWF, a tutti, non parlo della partita, mi vergogno, me ne vado, punto, non dico mi dimetto, ma quasi. E invece stava lì che cercava di raccontare delle storie, tant'è che Lecce si dissocia subito con il comunicato e dopo 4 ore arriva il comunicato di D'Aversa. Modalità di comunicazione da Oscar al contrario, tipo Success e 3 soldi, cioè quelli del contro advisor. E non va bene. E secondo me, siccome D'Aversa può avere in quel momento la testa fuori dal corpo, perché sennò non fai quello che hai fatto, esistono delle figure preposte, utilizzatele. Cioè prendete qualcuno che sia in gamba e che vi porti vicino e che vi porti in quei mezz'ora in cui non capite niente a dire: vai in onda e dici questo, perché tu in questo momento non sei in grado di intendere e di volere e devi dire questo, altrimenti rischi una figura che già hai fatto una cosa che ti costa la carriera, sicuramente ti ha costato il posto, ti può costare la carriera, come un calcio in culo a Di Carlo gli ha fatto finire a Silvio Baldini la carriera di allenatore livello. Ad alto livello, a Delio Rossi gliel'ha fatta finire Ljajic. Qui insomma non manca molto e mi dispiacerebbe, perché penso che D'Aversa non sia quello che abbiamo visto ieri. Castori ha avuto una riabilitazione dopo la follia di 20 anni fa, quindi ci si può ricostruire un'altra carriera, ma per ricostruirsi un'altra carriera deve cominciare a comunicare bene e ieri non l'ho fatto.